Benvenuti e bentornati sul canale per un nuovo Saidori in cucina. Allora, ci mettiamo alla prova con un giro d'Italia. Ok, regione del giorno l'avete letto dal titolo. Friuli Venezia Giulia, facciamo una zuppa tipicamente triestina. Richiestissima, ragazzi. È stato forse il piatto più richiesto tra tutti, più segnalato, perché io vi chiedo sempre di segnalarmi i piatti della cucina regionale che vorreste vedere sul canale. La iota triestina ha veramente superato tutti i piatti, è stata super richiesta, quindi se tu invece hai un piatto regionale che vorresti vedere realizzato in una regione, di una regione che ancora non ha fatto parte del Giro d'Italia, mi raccomando, commenta, perché io leggo tutti i commenti e poi insomma la maggioranza vince. Questa volta quindi andiamo a Trieste, quindi nel cuore del Friuli Venezia Giulia proviamo a cimentarci con la iota. Agli ingredienti, vi dico già che ho apportato qualche piccola modifica perché praticamente insomma certi ingredienti non sapevo come trovarli, insomma adesso vi spiego, andiamo per gradi. Quindi qui in lista degli ingredienti servono, servirebbe appunto il cavolo cappuccio acido fermentato, che appunto nella zona di Trieste si prepara anche in casa, però capirete bene che io sono sarda, abito a Milano e quindi ho trovato suggerito in numerose ricette la possibilità di utilizzare i crauti appunto al naturale, quindi questi in scatola. Io vi do le ricette per due persone, cioè le dosi, scusate, per due persone, che è quella che farò io, così magari la mangerò pranzo e cena. Quindi circa 350 grammi di crauti, questo è da 770 sgocciolati, quindi più o meno ne metterò metà. 300 g di fagioli rossi o all'occhio, ignoro quali siano i fagioli all'occhio, e i fagioli dovrebbero essere ammollati dalla sera prima, quindi comperati secchi, ammollati dalla sera prima in acqua, ma onestamente non avevo tutto questo tempo, ragazzi, avevo già dei fagioli rossi, quindi utilizzerò quelli in barattolo. In qualche ricetta, peraltro, insomma, qualche casalinga triestina un po' più moderna, un po' più veloce, mi ha detto anche io faccio così. E quindi ne utilizzerò un barattolo perché la dose è di circa 300 grammi per appunto 4 persone, diciamo 150 grammi, e quindi sgocciola sì dai, 2/3 di barattolo. Poi 4 patate, quindi io andrò con 2 patate, non so se poi non dice quanto grandi, mettiamo quelle 2. 2 foglie di alloro, e queste appunto le abbiamo, le ho prese da Tiger. Poi 4 spicchi d'aglio per le 4 persone, quindi 2 spicchi d'aglio, quindi bella agliosa. Poi diceva praticamente di comprare salsicce fresche affumicate di cranio, oppure qualche costina di maiale affumicata o un osso di prosciutto cotto. Tutti ingredienti per me praticamente molto difficili da reperire, non so nemmeno cosa siano le salsicce di cranio, ragazze triestine, aiuto! Quindi, sempre frugando in blog, insomma nel web, ho visto che c'è chi ci mette insomma salsicce di maiale, punto. Ragazze affumicate a Milano non le ho trovate, ho girato vari posti, quindi bocconcini di salsiccia di maiale e via ad andare. Ma una ragazza mi ha segnalato in un forum che alle salsicce posso aggiungere della pancetta affumicata in modo da rispettare un po' l'affumicato, quindi ha detto metti un po' di salsiccia e un po' di pancetta affumicata e così te la caverai. Una ragazza triestina, quindi ditemi se ha sbagliato, cioè, voglio dire, ditemi se anche voi fate così, non penso lei abbia sbagliato, credo che siano quelle ricette che magari di famiglia in famiglia, come dico sempre, hanno delle varianti tipiche magari della zona o anche della tradizione familiare. 50 grammi di strutto, anche qua ragazze non ce l'ho fatta, quindi ci metterò, vi devo dire la verità, del burro. Ok, è già mi sento male perché il burro per me non è consono alla mia natura di donna del sud. Vabbè, 2 cucchiai di farina, quella ce l'abbiamo, brodo vegetale, l'ho preparato appunto ieri, eccolo qua, il brodo vegetale ce l'abbiamo, sale, pepe e olio extravergine d'oliva. Vi devo però dire che c'è un'altra ragazza che mi ha segnalato
che nella sua tradizione ci si mette anche il cumino. Non lo so, magari lo metteremo, però voi Tristine fatemi sapere se ci va oppure no nella vostra tradizione. Bene, iniziamo subito perché qua il tempo è tiranno, come diceva qualcuno, perché sono le 12 e questo video dovrebbe andare online alle 2. Io credo, ragazzi, di non riuscire, vi chiedo scusa, però la ricerca degli ingredienti non è stata facile. Quando sono andata a cercare gli ingredienti mi sono dimenticata i crauti, mi sono messa qua tranquilla a registrare il video la seconda volta che ci provo, questa volta approccio tutto, e mentre dicevo gli ingredienti mi rendo conto che mi mancavano i crauti, quindi abbiate pazienza, sono potuta andare solo ieri sera e oggi insomma è già il giorno della messa online del video, quindi proprio cotto e mangiato sarà questo piatto. Lo cucino, lo mangio e subito edito il video per voi, quindi se non l'avete trovato come da puntualità promessa alle 2, perché vi ricordo che quando c'è il doppio video, se siamo di sabato o di domenica, il doppio video non va online alle 13 ma va online alle 14, quindi alle 2 del pomeriggio, a meno che appunto di incidenti come questo, ma recupero poi nel pomeriggio, mentre questa sera alle 21 c'è il vlogmas, quindi vi aspetto perché quello è già pronto, già carico, ok? Vamos, vado a preparare i fornelli e iniziamo. Ci siamo, vado ad accendere il fornello e a mettere un pochino di burro, mi sento male all'idea del burro, lo ammetto, non è nelle mie diciamo abitudini alimentari, non ne metterò tanto perché appunto non mi sento. Aggiungo l'aglio, come vi ho detto ce ne va abbastanza perché appunto la ricetta dice 2 spicchi, 4 per 4 persone, 2 per 2 persone, quindi tenendo il tutto a fuoco molto dolce faccio sciogliere l'aglio nel burro o viceversa, faccio sciogliere il burro con l'aglio. Nel frattempo vado ad aprire i crauti, ora Dio solo sa cosa farò di tutti gli altri crauti che mi avanzeranno, dovrò fare degli hamburger, ecco perché a volte non riesco a girare per tempo i 6 d'ora in cucina, ragazzi, perché poi io compro gli ingredienti e tutta sta roba io me la devo mangiare, cioè, mi state facendo veramente fare delle cose inenarrabili, ok? Quindi adesso noi, appena questo avrà preso un pochino un buon colore, che dice che deve appunto imbiondirsi, andiamo ad aggiungere i nostri crauti e poi le foglie di alloro, i cumini, il cumino, e fai rosolare per qualche minuto, poi unisci il brodo e cuoci a fuoco basso per 20 minuti. Quindi andiamo a prendere il cumino nel frattempo, così ci portiamo avanti. Ok, le foglie di alloro le abbiamo, quindi vedete che sto per fare danni. Ok, io li ho scolati così in modo che perdano la loro acqua, penso che si debba fare così e spero più che altro, Tristine! Ok, ne vado a mettere più o meno la metà. Unisco le foglie d'alloro, vado con la punta di un cucchiaino di cumino e faccio rosolare, dice per qualche minuto. Ok, a questo punto dice che devo ricoprire con il brodo, quindi io eseguo. E lasciare appunto cuocere per 20 minuti, quindi adesso li lasciamo qua buoni buoni, ci mettiamo un timer e per 20 minuti loro devono cuocere. Dimenticavo, devo aggiungere un po' di pepe, ok, e una presa di sale, voilà.
Nel frattempo che i nostri crauti appunto vanno per 20 minuti, noi ci peliamo le patate e le tagliamo a tocchetti. Pela le patate. Che due patate siano troppo piccoline, insomma due patate siano poche perché appunto piccoline, io ne pelo una terza. Adesso vado a scolare i fagioli. Che casalinga non brava con i fagioli in scatola. Li vado a scolare e ne tengo via due terzi. Sapete cosa vi dico però? Che mi sa che devo mettere tutto il barattolo, perché la dose era di 300 grammi di fagioli, ma secchi. Io ce ne ho un barattolo, devo fare una conversione. Sì, esatto, li devo mettere tutti. Meno male che mi sono ricordata, sto facendo dell'altro brodo vegetale con ho messo però mezzo dado in questo, mezzo dado nell'altro. Sì, ho barato anche sul brodo vegetale, cioè non mi sono messa a fare il brodo vegetale. Io lo so che la casalinga triestina d'altri tempi faceva tutto il brodo vegetale, preparava i crauti in casa, andava dal contadino, prendeva il maiale, faceva le salsicce, però io gliela posso fare, ragazze, capitemi, sono una sarda milanesizzata. Quindi adesso noi facciamo sciogliere il brodo, tanto è per capire più o meno il sapore del piatto, spero. Lo so che se io avessi visto fare, diciamo, delle modifiche al pane frattau o ai malloreddus, come quando mi lamento di non trovare il 100% pecorino salvo, io lo so, però voi mi dovete perdonare. Allora, nuova padella, nuovo giro, nuova corsa, perché praticamente qua dice di mettere dell'olio, che io sto mischiando due ricette, perché una è praticamente faceva la versione vegetariana e quindi non ci sarà il capitolo salsicce e pancetta affumicata, e l'altra invece seguiva appunto la ricetta tradizionale, quindi ne ho scelto due e sto seguendo un po' l'una un po' l'altra, perché ovviamente per me è impossibile sapere quale sia la versione giusta. Prima vi ho detto due spicchi d'aglio nella pentola dei crauti. No, era uno spicchio e uno spicchio, infatti ne ho ancora, che poi ho messo un po' meno di uno spicchio, perché ragazzi, se no divento un vampiro. Vedete, questo non è affatto uno spicchio, è mezzo spicchio. Quindi adesso dice far scaldare qua, aggiungere appunto i fagioli e le patate. Dopodiché copriremo con il brodo. Ovviamente, ragazze, se usate i fagioli freschi che avete fatto ammollare, la cottura è bella lunga. A questo punto, quando si sono rosolati per qualche minuto, dice praticamente di aggiungere la salsiccia o comunque la pancetta, quello che avete. Io faccio mezzo di pancetta e qualche bocconcino di salsiccia, dai, così faccio rosolare un pochino e poi bisogna aggiungere il brodo e coprire tutto e lasciar cuocere per un quarto d'ora, dice. Ok, a questo punto copro con il brodo e lascio cuocere per 15 minuti. Ok, come avete visto non è difficile, però è un po' fuori dagli schemi del mio modo di cucinare, è un qualcosa di particolare, però sapete che quando c'è il sedere in cucina non vado a calorie, non vado a nulla, quasi. Allora ragazzi, è il momento dei commenti, quindi vado a prendere i commenti sul video delle ciambelline di pasta sfoglia, così saluterò qualcuno di voi e appunto andrò a scegliere random scorrendo tra i commenti. Allora, i commenti sono 80, quindi andiamo a scorrere e vediamo chi troviamo. Questo
Gatta Luna Kimono Blu mi dice: che bella ricetta, la giro al marito che è golosissimo di pasta sfoglia. Grazie, grazie mille di commentare, perché ci sei sempre. Peraltro Gatta Luna Kimono Blu è una ragazza che conosco di persona, ci siamo insomma incontrate una volta in City Life, mi ha fatto anche un bel regalo, ho un meraviglioso ricordo di te, quindi spero che al prossimo incontro che vorrei fare a Milano dopo Natale, quindi quando torniamo tutti dai festeggiamenti e bagordi natalizi, ragazze, vorrei incontrare tutte voi, se vi fa piacere, a Milano per un caffè. Poi insomma vedremo come fare per i prossimi incontri anche in qualche altro posto, perché come sapete io dal nuovo anno vorrei riprendere con i viaggio da sola, quindi magari ci vedremo anche in altre città. Quindi grazie del tuo commento e andiamo a vedere chi trovare adesso. La Biru dice: sono meravigliosa, la saliva mille, domani le faccio, grazie Silvietta. Grazie La Biru, grazie di aver commentato, ti mando un bacio. Le hai fatte davvero? Facci sapere se ti sono venute bene, se hai utilizzato il metodo semplice alla Saidori o insomma hai fatto come doveva essere fatto. Terzo commento, Francesca Ami dice: un po' articolata come ricetta. Ma come un po' articolata? Praticamente si tratta di avvolgere delle mele con la pasta sfoglia, fine, assemblaggio. Perché articolata? Copio l'idea di Marmanulz, una tua follower, e poi ti farò sapere. Comunque grazie, non vorrei ripetermi, ma i video Saidori in cucina li adoro. Grazie mille Francesca, ti mando un grande bacio, grazie di aver commentato. E se anche voi volete essere salutati e volete appunto che il vostro commento venga letto nel prossimo Saidori in cucina, mi raccomando, commentate e anche soprattutto fatemi sapere idee per i prossimi Giro d'Italia. Le regioni pian piano che abbiamo già visitato stanno aumentando, adesso ve le dico. Allora, lasciando perdere la Sardegna, di cui insomma ho già fatto parecchie ricette, nonostante ancora non l'abbiamo visitata, quindi potremmo inserirla, anzi la inseriremo magari per ultima, come chiusura di tutto il Giro d'Italia. Però ecco, dalla Sardegna ho fatto il pane frattau, l'agnello con uovo limone, ho fatto il malloreddus, ho fatto la fregola con le arselle, insomma ci sono vari piatti, però insomma adesso vi dico quelle che oltre alla Sardegna abbiamo già fatto. Abbiamo fatto il Trentino, e cosa abbiamo fatto per il Trentino? I rosti di patate, la Toscana con la panzanella, la Sicilia con la pasta alla norma, la Campania con il gatto di patate, la Lombardia con, cosa erano, i pizzoccheri alla valtellinese, il Lazio con la famoserrima pasta alla carbonara, spaghetti alla carbonara, e la Puglia con fave e cicoria. Oggi Friuli Venezia Giulia con appunto la iota, per cui insomma ragazze mancano un sacco di regioni, l'Umbria per esempio, dico quelle per cui non mi viene in mente il piatto tipico, l'Umbria, se sei umbra dimmi qual è il piatto tipico, l'Abruzzo, gli arrosticini, però sono un po' difficili da fare a casa, qualcosa di più cucinabile sui fornelli, il Molise, la Basilicata, che poi si dice che il Molise non esiste, attenzione, quindi il Molise, la Basilicata, cos'altro c'è? La Calabria, cosa facciamo della Calabria ragazze? Voglio dire, la Valle d'Aosta, il Piemonte, il Veneto, ma sul Veneto ho già delle idee, però insomma poi ditemi le vostre. La Liguria, e so già che la vi butterete sul pesto per farmi nera, perché sul il pesto è tipo una religione in Liguria. Poi cosa c'è? Sa che le ho dette tutte, cosa manca? So già che qualcosa mancherà e mi direte: ma Silvia, ma questa regione non l'hai nominata! Allora, Val d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Trentino, Veneto, Friuli Venezia Giulia, poi scendendo c'è la Lombardia, l'Emilia Romagna, la Toscana, l'Umbria, l'Abruzzo, Molise, Lazio, Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, Sicilia, Sardegna. Le ho dette tutte. 10 in geografia se le ho dette tutte. Se invece ho sbagliato, quale regione ho dimenticato? Bene, ma qua mancano pochi minuti, quindi
finiamo gli ultimi aggiustamenti a questa iota e poi andiamo all'assaggio. Allora, la questione è questa: spegniamo il fuoco perché è passato il quarto d'ora e le patate sono morbide, quindi noi, dotati di presina perché la mia pentola è in ghisa se no ci ustiona, possiamo mettere praticamente metà, dice metà, del composto di fagioli e patate qua, ok? Metà. L'altra metà noi dovremmo andare a frullarla. Il punto è, io mi chiedo, come faccio a frullarla che ci sono le salsicce? Mi devo essere persa qualche passaggio. Io comunque faccio così. Allora, le salsicce le passo tutte qua, così non le frullo, al massimo viene frullata un po' di pancetta, che non succede nulla, no? Le salsicce frullate non mi ispira. Ecco, questo andrò a frullarlo con il mini pimer e poi andrà tutto qua dentro. Poi c'è il momento della tostatura della farina, che io non ho mai fatto, però adesso intanto portiamoci avanti con il nostro mini pimer. Lo vedete qua il mini pimer? Ok, andiamo ad aggiungerla e mescoliamo tutto. Ragazzi, mi ha proprio un odore, un profumo, una allure super austro-ungarica, secondo me. Non so se dico una sciocchezza, però quando sono stata tipo a Monaco di Baviera c'erano proprio questi sapori, quello dovrebbe essere l'ex impero austro-ungarico, non lo so, da quelle parti comunque l'influenza c'era, giusto? Insomma, sapori ovviamente della Mitteleuropa, ecco, non so se poi sto dicendo una sciocchezza. Ho sporcato 500 milioni di piatti. Andiamo a mescolare tutto. Tostare la farina in padella con l'olio, perché delle ricette dicono sì, delle ricette dicono no, non so nemmeno come si fa il procedimento di tostare la farina e non vorrei fare una sciocchezza che me la rovina, quindi non l'ho fatta. Però confido in voi e nella vostra esperienza di triestine e quindi fatemi sapere se la farina l'avrei dovuta mettere. Io adesso vado all'assaggio di questo piatto, mi sembra di essere in vacanza, veramente, vi giuro, in vacanza. Questo è proprio il profumo che sentivo nelle cucine di Monaco di Baviera, si sentiva tanto, forse perché usano molto i crauti, non lo so, assaggio. Allora, prendo un cucchiaio, allora andiamo ad assaggiarla, sono un po' emozionata perché è molto molto distante da quello che è insomma la mia cultura alimentare. Ho preso un pezzo con la salsiccia. Buono, mi sembra di stare proprio quando ero a Monaco di Baviera, in quelle birrerie dove fanno questi piatti e poi ti prendi una bella birra. Dove vado a comprare la birra? Non ci avevo proprio pensato. Ovviamente, ragazzi, vi devono piacere i crauti, vi deve piacere il sapore dell'aceto perché è acetosa, ovviamente, essendoci i crauti. Però a me è un sapore che non dispiace, mi piace molto. È proprio qualcosa quasi di etnico, talmente distante dalla cucina appunto della Sardegna, insomma siamo abbastanza distanti come regioni, però è veramente molto molto buona. Ma la mangerò sicuramente tutta, non è un piatto da fare nella stagione calda, è proprio perfetto invece per insomma i mesi invernali, i mesi freddi, quindi oggi è una giornata top per mangiarla. E fatemi sapere se sono promossa o bocciata, se insomma con i miei
aggiustamenti, errori che sicuramente avrò fatto, questa comunque può essere considerata una iota triestina. Assomiglia a quella che fa la vostra mamma, nonna, o che mangiate nei ristoranti, diciamo, di cucina tipica triestina? Fatemelo sapere e nel caso lasciate il like oppure il dislike al video, e se non siete iscritti al canale però supportatemi per l'impegno iscrivendovi appunto e attivando la campanella. Noi ci vediamo la prossima settimana con il Sadore in Cucina, con ricette invece più vicine alla mia, diciamo al mio modo di mangiare, di cucinare, perché non sarà una tappa del Giro d'Italia ma saranno ricette che io magari regolarmente faccio, che sento insomma più vicine a quelli che sono diciamo le mie tradizioni culinarie, mentre fra 2 settimane ci sarà di nuovo la tappa del Giro d'Italia, quindi sotto con i suggerimenti per le regioni che abbiamo visto mancano all'appello. Noi ci vediamo questa sera con il Vlogmas alle 21 e quindi buona domenica e grazie di essere stati qua con me. Un bacio! Ciao!